Salve a tutti da Red Comet, siamo su DMZ, la versione simil Battle Royale, simil Tarkov di ops, Call of Duty. Come vedete le cose non sono andate bene nel precedente rischiaramento, visto che sono disarmato solo con i pugni e finito. Ok. Colpito! Sono riuscito ad armarmi in qualche modo. Un po' rocambolesco. Ma mi hanno colpito l'altro. Ah, già. Ah, lui se n'è andato. Lui se n'è andato. Ci ha mollati qua. Grande lavoro di squadra. Grande lavoro di squadra. Veramente. Grande, 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 grande. Baffan. Qua il nostro cecchino. Cecchina fa il suo lavoro. Ultra 1, rilevato aumento di attività nell'area. Occhi aperti. Vabbè, la colpa mia è che tengo disabilitata altre munizioni che non guastano mai. Pezzi, mappe, componenti elettronici. Non so cosa fare. Ancora non ho capito come funziona. Le munizioni qui. Figlio mio, io ti ringrazio, ma 800, lui già è partito da solo alla bersagliera. Chi se ne frega di noi? Oh! Mi hanno beccato! Lo so che ti hanno beccato, figliuolo. Oh! Questi ragazzi sono bot. Ultra 1, la vostra squadra si è separata. È meglio se vi riunite. Fossero stati i giocatori, sarebbe stato tutto molto, ma molto, ma molto più complicato. Videoregistratore. Sarà merce di scambio, probabilmente. Bene. Ah, ma lui proprio se n'è andato dall'altra parte dell'universo. Allora, noi dovremmo andare verso questa zona e poi estrarre da qua. Quindi io direi di muoverci in questo senso. E andare da quella parte. Vediamo se Lord Terror ha capito l'imbeccata. Spero. Oh oh. Che ce l'ho, mettiamo la piastra. Ultra 1, completate contratti per guadagnare denaro per le stazioni di acquisto. Questa mi sa che è una squadra. Guarda dove spari! Mi hanno colpito! Questa mi sa che è una squadra di player, perché si copriva la vicenda. Uno, se non sbaglio, ha provato a rianimare uno dei suoi soci, oppure era una delle squadre speciali che compaiono nel gioco, ma l'importante è che ce la siamo liquidata. Va bene. Questa ce la siamo fatta.
lo sapeva. Sbotto corazzato a tre piastre. Capo a Ultra 1, abbiamo la posizione di un hard drive di Alcatala. Prendetelo e trasmettete l'intero contenuto. L'obiettivo è sulla mappa tattica. E poi raccolgo di nuovo questa roba. Qui cosa abbiamo? Una piastra, sistema trofi. Vabbè, chi se ne frega il sistema trofi. Oddio, potrebbe servire. Potrebbe servire, va bene. Devo dire che lui aveva provato. Ragazzi, lo so, per chi sa giocare sto facendo un sacco di errori, è vero. Ma su Warzone sono nuovo. La mitraglietta. Mitraglietta. Alla fine un frigorifero aiuta sempre. Per adesso devo dire che ci stiamo muovendo decentemente con Lord Terror. Mi piacerebbe trovare un'arma più... Mi hanno beccato! Ultra 1, torre radio marcata sulla mappa tattica. Usatela per trasmettere i dati. Drone da rivoluzione. Vediamo qualche piastra. Mitragliatrice leggera che non ho. In compenso Lord Terror, alias il mio compagno, ogni tanto fa dei kill standoff che sono la fine del mondo. Dobbiamo arrivare a quella torre che rappresenta il nostro obiettivo. Oh oh. Cerco di coprirlo perché su questo tetto c'è qualcuno. Ah.
Attenzione! Cazzo. Merda, cattivi in vista! Mi sparano addosso! Mannaggia, ma dove... Calma, calma, calma. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Avanti. Ah, qua c'è il nostro compagno. Ah, lui era direttamente venuto qui. È un genio del male. Un genio del male. Ultra 1, usate la torre per trasmettere i dati. Il punto d'accesso è in cima. Ops. Quindi bisogna salire. Saliamo tutti o sale una sola persona? Buh. Nel dubbio salgo anch'io. Chi sono io per non salire su questa torre, ragazzi? Buh. Vediamo un po'. Mi ha dato una certa soddisfazione freddare il giocatore, però mi sa che era disarmato. E quindi insomma... Ultra 1, segnale stabile. Presidiate fino al termine della trasmissione. Ops. Capo a Ultra 1, trasferimento riuscito. Eccellente. Juggernaut vicino. Che bello! Ops, come si scende? Mannaggia a me. Ah, vabbè, ma scusa. Che stupido. Ah, lui sta là. Loro stanno là sopra. Ricarichiamo. Ragazzi, oh oh. Non mi sembra una cosa molto furba rimanere in cima a quella torre. Cioè, mi sa di come essere su un trespolo bersagliato da chiunque. D'altro canto, non è che qui... Ah, eccoli, eccoli. Va bene, ok. Stanno andando al punto di estrazione. Oh. No, vaffanculo. Io non li copro da qua. Mi defilo. Poi ho la mitragliatrice grande, grande, grande. Ok, loro sono qui. Vabbè, ma perché si sono appostati qua e non stanno correndo? Oh, oh. Sbaglio o c'è qualcuno davanti a me? Dov'è? Avanziamo, avanziamo. Forza, forza, fuoco in movimento, fuoco in movimento, forza. Oh, oh, oh. Ultra 1, attività in aumento vicino alla vostra. State in guardia. La squadra stile sta occupando la roccaforte. Salgo con loro perché mi sa che questa volta salire è stata la mossa giusta. Controllo. Oh.
Drone da ricognizione attivo. L'ora. Di aiutare un po'. Capo a Ultra 1. Abbiamo individuato un hard drive di Alcatala nell'area. Dovete prenderlo e trasmettere l'intero contenuto. La posizione sulla mappa tattica. Andiamo da Lord Terror. Trova il portatile e l'hard drive. Quanto è distante? No, troppo lontano, ragazzi. Siamo a due passi dall'estrazione. Mi sembra un peccato mortale. Guarda dove stai! C'è un'altra squadra. Arriviamo alla zona d'atterraggio per l'estrazione. Ci accovacciamo e attendiamo l'estrazione. Quindi 4, stiamo arrivando alla zona d'atterraggio. Proteggetela. Ma quei 18M significa che dobbiamo aspettare 18 minuti? No! Ah, ok! Ultra 1, qui Dino 4, siamo in attesa, portatevi al punto d'estrazione. Qui Dino 4, ultra recuperati, usciamo dall'area operativa. Ok, ok, ok. Non è sicuramente stata la missione più epica. Quello che era cominciato con uno dei nostri componenti della squadra un po' più strani, che ci aveva praticamente piantato in asso, invece poi alla fine ce lo siamo ritrovato in zona est, in zona quasi obiettivo. Quindi boh, devo dire, abbastanza soddisfatto. Non è sicuramente la giocata più bella, però almeno mi sono rifatto del kill subito nella precedente missione, dove insomma ho fatto una figura che definire farlocca è veramente terribile. Poi ovvio, se qualcuno vuole dire che la giocata è una giocata alla mezza sega, per carità. Non, sul vecchio Warzone ci ho giocato pochissimo a causa di problemi di hardware. Questo lo sto giocando pochissimo perché non ho poi tutto questo gran tempo da dedicarci. C'è comunque da dire che, devo dire che con una partita, una squadra male a sortire, perché non eravamo nemmeno in comunicazione fra di noi, tutto sommato siamo riusciti a portare a casa il risultato. Qua no, perché va bene, ok, estrazione riuscita, vabbè, sì, dai, possiamo uscire dalla partita. Che dire, il gioco in sé è carino, è bellino. Continuo a sostenere che comunque Escape from Tarkov non può assolutamente essere scalzato da questo DMZ, ma c'è un problema. Il problema è che in realtà COD DMZ è molto più immediato. Sicuramente per un giocatore tra virgolette casual
o comunque un giocatore che vuole un gioco più adrenalinico, questo la dice lunga. Escape from Tarkov invece è un gioco estremamente punitivo, è un gioco dove la più piccola stupidaggine si paga, è un gioco dove più che il modding dell'arma, che ha il suo peso, conta il tipo di munizionamento che utilizzi, tipo di munizionamento, soprattutto quello più avanzato, che riesce a sbloccare livelli molto alti, o a meno che non sei fortunato, te li cominci a barterare, ma barterare significa costruire, comincia a essere tutto più complicato. Sono due giochi radicalmente differenti. Uno è tattico all'estremo, questo è più adrenalinico, ha bisogno della sua dose di tattica, assolutamente, non è ai livelli di Tarkov. D'altro canto questa è una piattaforma più stabile, Tarkov ha tutta una serie di problematiche dovute al netcode, che COD DMZ, Warzone o Call of Duty classico non hanno. Che dire, da appassionato degli FPS, devo dire che comunque DMZ è carino, e magari se c'è quella sera, quel pomeriggio, che non avete voglia di sbattervi a mettervi lì su Escape from Tarkov e così via, DMZ può essere comunque un simpatico sostituto in grado di dare le sue soddisfazioni. Da Red Comet è tutto, spero comunque che il video vi sia piaciuto, se volete altri contenuti di questo tipo ditemelo. E detto questo, vediamo di organizzare invece una live sulla situazione in Ucraina invece per sabato. Ragazzi, da Red Comet è tutto, una buona giornata.